Un ognuno delle sue fade, un ognuno di toli rossi. Io essa vera canta, con due scoglie e due scaso. Sulla suda, suda grave, in ore sul sabato. Chi imbocca la Valcellina vede restringersi lo spazio in un alto corridoio di rocce che si schiude appena dove le acque della molassa che scende dalla valle di Andreis si mescolano con quelle della Cellina. Quando si raggiunge la conca di Barcis, il quadro si dilata e si fa morbido nei riflessi fondi del lago. Attraversato il passo di Santo Sbaldo, Erto e Casso, gli ultimi paesi friulani sul versante meridionale delle prealpi carniche, appaiono a monte sopra una plaga desolata e rossigna, incisa dal solco del Vaionte e segnata più in alto dalla strada che porta a Longarone, la città del Cadore legata ad Erto dal disastro che le coinvolse il 9 ottobre 1963. Quella notte, una grande frana precipitando dal monte Toc nel lago artificiale del Vaion sollevò un'ondata enorme che travolse le borgate di San Martino, Pineda, Spesse, Prada e Marzana per precipitarsi a distruggere Longarone. Benché raggiunte dalle acque, si salvarono le alte case di Casso, la frazione che sovrasta Erto a occidente e che si distingue dal capoluogo per origine, storia, costumanze e per la stessa struttura delle dimore. Dicono gli ertani che la notte del 9 ottobre l'ondata devastatrice fu trattenuta dallo sprone del cimitero, El Segreto, e così fu salvo l'abitato di Erto, paese ricordato fin dal 1186 tra i beni soggetti all'abbazia friulana di Sesto al Reghena e forse esistente fin dal 924. Insediamenti più remoti sono attestati anche da reperti di scavi recenti. Ai tempi dei pagani qua a Erto, che c'era la regina Claudia, che è il castellano. Anche la parlata di Erto è singolare. Tra i linguisti c'è chi la accorda alle parlate ladine centrali, chi la considera una varietà sia pure ben differenziata del friulano. Del resto, Erto fa parte del Friuli non solo amministrativamente, ma è legato alla vicina Valcellina da un'attività tipica, l'artigianato e il commercio ambulante delle stoviglie di legno. A Erto si facevano forchette, pirons, secchie, sedels, sejons, stampi per burro, colini, col del latte, calzature di legno, palotte, damene, zocui, che qui Antonio Filippin sta sbozzando. Fino al 1963 le donne di Erto esercitavano il commercio ambulante dei prodotti di questo artigianato locale. Vendevano anche altri utensili che acquistavano a Claut e a Cimolais. Le donne ertane parlano della loro vita migrante come di un fatto assolutamente naturale. Sabina Carrara, detta De Bacco, nata nel 1883, ha fatto l'ambulante dai 12 agli 80 anni e il suo è stato un vivero simile a quello di molte altre donne che andavano col caretto. Che si tirava come gli asini. E sono partita qua e sono andata in Sicilia, sempre camminare,
8 giorni a camminare, andare a 20 miglia. In tempi più vicini facevano tratti di viaggio da Longarone a Milano in treno, senza carretto, col bagaglio, con la cassetta o la fretola, colme di mercerie di ogni genere che portavano a spalle, come mostra qui Luigia De Marta. Le preghiere che accompagnavano il loro andare sono talora di una intensità che non chiede commento. Io vai via e per strada, che il mio sangue non sia diminuito, che la mia carne non sia passita, che il Signore Dio e la Madonna sia sempre con me, così sia e amen. Le ambulanti ertane raggiungevano a sud l'Abruzzo e l'Umbria, battevano l'Italia centro-settentrionale con punte in Francia, in Svizzera, in Austria, da Fiume a Nizza. Partivano in autunno e tornavano a Pasqua, mentre gli uomini raggiungevano una volta la Germania o altre località in primavera e tornavano a Natale. La grave frattura provocata nella vita individuale e collettiva dal disastro del 1963 non ha però cancellato le tradizioni, anzi le più spettacolari, quelle che in un certo senso coinvolgono l'intera comunità, come la Via Crucis del Venerdì Santo, sono state riprese e rinnovate, in parte rimodernate, come precisa un'informatrice. Lui delle toprade, io ne neghi coli ros, io sa vera granda, con disca e disca zo, sulla sura sura grave, la risul sabato. Venerdì Santo è celebrato oggi a Erto con due distinti riti. La funzione sacra, seguita dalla processione, e verso notte, all'aperto, la Via Crucis. Una forma di dramma popolare sacro che ha assunto però carattere prevalentemente profano. Alle 3 del pomeriggio, dopo l'azione liturgica e l'adorazione della croce, esce dalla chiesa di San Bartolomeo la processione. La precede un anziano che porta un'asta sormontata da un gallo, simbolo della luce e quindi della resurrezione, o forse richiama a Pietro che rinnega Cristo. Signora Madonna benedetta, mediata a buon in la buona nuova, per io vi perdere in cuore mi grazia vostra prima dell'anima e poi del corpo. La processione si snoda tra le alte case di pietra bigia, raggiunge lentamente il segre, il cimitero, e sembra che la morte di Cristo rientri nel culto singolare degli ertani per i loro defunti. Questa gente, migrante per istinto, nel suo paese si riconosce o più esattamente si identifica, sa i pericoli a cui è esposta perché gli eventi più notevoli della sua storia sono alluvioni, incendi, epidemie, i versi che concludono una bella variante dialogata di una passione sembrano suggeriti dal timore costante del ripetersi di simili eventi. Girà questa razione 36 mattine, senza mai palire, chi casca dall'alto non potrà perire,
chi casca in acqua non potrà negare, chi casca in fuoco non potrà bruciare. Rappresenta Cristo che illumina il Calvario, l'uomo bianco vestito e scalzo come i due compagni che lo sorreggono. Ha il capo avvolto in un amitto che in passato gli velava anche gli occhi e porta un grande crocifisso settecentesco, opera pregevole di Andrea Brustolone. Portare il crocifisso è, ma soprattutto era considerato un ambito privilegio. Per riservarselo gli uomini si mettevano in lista e pagavano in rapporto ai tempi e alle condizioni economiche cifre ragguardevoli. Non risulta, come viene fatto di pensare, che i tre uomini siano membri di una confraternita, mentre con molta probabilità lo erano in passato. Signor, se mi data buon dì di me la buona lua, farò sta lua te vie lua, a mia, mi pere, a mia oma, a tutta la mia vento, a riuscì come prestiando al mondo, i Dio e Gede della pace, i vivi, le vecchie e poi i morti, e buon riposo della mia sola. La processione attuale non presenta particolarità rilevanti all'infuori di quelle che abbiamo fatto osservare e che in genere non sono o almeno non erano tipiche solo di Erto, ma di altre località friulane. Un tempo però la funzione sacra veniva integrata in chiesa da scene riguardanti la Passione, scene che ritroveremo nella Via Crucis della Sera, mentre sul sagrato si rappresentava l'ultima cena e lungo il percorso della processione si allestivano quadri di carattere religioso non legati necessariamente alla Via Crucis. In questi quadri detti capitei, collocati ad animare ogni spazio disponibile ai lati delle strade, comparivano bambini e donne, le verginelle. Nel 1936, per la inconscia irriverenza di alcuni attori, l'autorità religiosa proibì la rappresentazione di qualsiasi scena durante il rito sacro. Gli ertani, impediti di mantenere una tradizione fortemente sentita, si organizzarono e diedero vita a una Via Crucis autonoma e necessariamente modificata. Ma la rappresentazione attuale piace ai turisti, ma non appaga le donne del paese che commentano. A me mi piaceva tanto il piccolo che la figa con le verginelle. E là che si sciatavano più dei posti, il figo il padre, proprio con la dei viva naturale. State qui mentre io vado là a pregare. La mia anima è triste da morire. Su un alto spiazzo erboso, a monte della strada che porta a Longarone, sono preparati i palchi dove hanno luogo le scene della Via Crucis. L'azione comincia con la preghiera di Cristo nell'orto del Getsemani. Gli apostoli dormienti non sentono il suo angosciato richiamo. Giuda patteggia con i gran sacerdoti e tradisce Cristo per 30 denari. E sta bene dunque. Eccoti il prezzo del tuo servizio. Quante? Ma 30 denari. Ah, è poco. È troppo poco. È un misero prezzo per la persona che vi consegno. Ma accontentati e non ci tradire come hai fatto con il tuo maestro.
Marco! Va, un manipolo scegli dei tuoi e segui quest'uomo. Farai quanto egli ti dirà, ma che non fugga. La turba, armata di spade e bastoni, si inoltra nell'orto degli ulivi. Giuda bacia Cristo, mentre Pietro tenta di difendere il maestro che viene incatenato e condotto davanti a Caifa. Sommo sacerdote, costui ha detto: posso distruggere il tempio e ricostruirlo in 3 giorni. Ma non rispondi alle accuse che ti fanno? Si è fatto figlio di Dio e quindi deve morire. Io ti scongiuro per il Dio vivo di dirci se sei tu il Cristo, il figliolo di Dio. Tu l'hai detto. Ma ha bestemmiato! A morte! Cristo è solo. Il popolo lo accusa, Caifa lo condanna, Pietro lo rinnega. Giuda, pentito, si presenta ai gran sacerdoti e getta ai loro piedi il prezzo del sangue prima di cercare la morte impiccandosi. Questo denaro non è lecito deporlo nel tesoro del tempio, perché prezzo di sangue. Il popolo trascina Cristo davanti a Pilato, che cerca di eludere la responsabilità di condannare un giusto. Quali accuse portate contro quest'uomo? Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo condotto qui. Dice di essere lui, il re dei giudei. Il dialogo, una volta ridottissimo, desunto da un vecchio ed introvabile libro, è stato modificato dall'attuale parroco, che ha ricavato liberamente e succintamente 5 scene dai testi evangelici della Passione. Gli attori recitano senza velleità artistiche e forse non sono mossi da profondo sentimento religioso, ma si calano nei personaggi in un modo rozzo e forte, tipico della loro indole e non privo di efficacia. No, piuttosto Barabba! Ridati Barabba! Vogliamo Barabba! Barabba! Ridati Barabba! Che farò dunque del Cristo? A morte! Sia crocifisso! A morte! A morte! Viva Barabba! Grazie popolo! Che farò dunque del Cristo? Sia crocifisso! A morte! Crocifisso! Ma che male ha fatto! A morte! Crocifisso! A morte! Io sono innocente del sangue di questo giusto. Pensateci voi! Il suo sangue ripara sopra di noi e sopra i nostri figli! Gesù, mio caro, la croce prezzata è stata fabbricata con tanti pietà. Indovina Cristo chi ti ha percosso. Presto sarà giunta la prova. Hai detto che sei re? Ecco la corona del tuo regno. Ecco il tuo scettro, o re di Israele. Ecco, il mio re.
Flagellato, deriso, incoronato di spine, Cristo comincia la via dolorosa con la croce sulle spalle. Il percorso seguito è lo stesso della processione diurna, con la differenza che il corteo non parte dalla chiesa, ma passa ugualmente presso il cimitero per tornare poi sull'altura dove si sono svolte le scene e dove sono preparate le croci. I costumi degli attori, per lo più di fantasia, sono stati negli ultimi anni arricchiti vistosamente. Solo per quelli dei giudei, caniudei in realtà, ci si è attenuti alla foggia del passato, ricalcata dalla pala dell'altar maggiore della parrocchiale, dove appaiono i due aguzzini di San Bartolomeo, patrono di Erba. Le catene, che figurano anche nella forma più antica della Via Crucis, che si riscontrano in analoghe rappresentazioni della Passione, si conservano con elementi dei costumi ed altri curiosi oggetti di tortura in qualche famiglia. Ecco il predicatore della Palestina! Voleva sovvertire il nostro popolo per alzare il posto di te! Ecco il nuovo cielo! La valle incupita risuona del rullo sordo di tamburi. I tamburins compaiono ora solo nello spettacolo della sera, mentre una volta costituivano una singolare presenza. Infatti, il silenzio delle campane tra il giovedì ed il sabato santo era colmato non solo dal suono delle crassule e delle mattuie, raganelle e martelli di legno comuni in tutto il Friuli, ma dal battito di questi strumenti che doveva essere ben ritmato perché il suonatore non incorresse nel rischio di vedersene tagliata la pelle. Ecco l'uomo che voleva guidare il nostro popolo! Voleva farsi re! Senti come dolce questo regno! Questo è l'uomo che voleva andare al posto di Cenere! Voleva farsi re! Forse non ha un significato trasparente il gesto dell'uomo scalzo che precede spazzando la via il folto gruppo degli attori. Sono giovani in gran parte, taluni rientrati dall'estero o accorsi al paese natale dal nuovo centro di Vaionto dove sono trapiantati per sostenere nello spettacolo ruoli che talvolta si tramandano da padre in figlio. Cristo! Cammina! Avanti, cammina! E la tua ora è vicina! La Via Crucis è un dramma sacro popolare di origini incerte, perché nulla prova che sia nata, come si è scritto,
nel 600 per un voto fatto dagli ertani dopo un'epidemia di peste o al fine di scongiurare il flagello. Mancano altresì elementi per agganciarla alle sacre rappresentazioni friulane che vanno dal XIII al XV secolo. Sono tuttavia da tenere nel dovuto conto l'antichità di Erto, il suo isolamento, la presenza di relitti di sacre rappresentazioni della Passione nelle zone dell'Alto Friuli occidentale, da Pinzano al Tagliamento, a Tramonti di Mezzo in Val Meduna, a Clout nella stessa Valcellina, come motivi che potrebbero far rientrare la tradizione ertana in un quadro friulano. Due momenti segnano la storia recente della Via Crucis: la distinzione del 1936, come si è già detto, tra rito sacro e spettacolo, e l'interruzione dopo il disastro del Bayonne, quando Erto fu abbandonata dagli abitanti, che tuttavia ripopolarono a poco il paese, tanto che nel 1968 i giovani rinverdirono la tradizione senza apportare alla Via Crucis sostanziali modifiche. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Madre Maria, che si partì la sera di Venerdì Santo con una gran voce e un gran pianto, la si imbatte in tre sante donne. Care voi altri tre sante donne che avete visto il mio divin figliolo, Madre Maria, noi altri sì l'abbiamo visto, il veracolo legno della Santa Croce. Madre Maria, quando la sentì questa, la casca era morta e strangoscita. Madre Maria, quando la fu venuta un poco, disse a queste tre sante donne: care voi altre tre sante donne, volete venire con me al legno della Santa Croce per vedere il mio divin figliolo? Madre Maria, noi altri sì veniamo. Quando le fu al legno della Santa Croce, vide Baraba che mette in fuori i piedi anche alle mani. Caro Baraba, fate un poco avanti, voglio vedere il mio divin figliolo. Caro figliolo mio, tu non mi sembri più quello, i tuoi colori li hai smarriti. Madre Maria, non mi fare sti pianti, i tuoi pianti sono molto ardenti e molto dolorosi. La capo pia, miseri e dolenti. Ti dirà questa razione 36 mattine, senza mai fallire. Chi casca dall'alto non potrà perire, chi casca in acqua non potrà negare, chi casca in fuoco non potrà bruciare. Signore, oh signore, ti scongiuro. Quando sarai Viva chi le danne che va mole,
quando che legna vendu 3-4, le corso per al fedal come le mate.